Salve a tutti, sono Massimiliano Fiorin, avvocato civilista in Bologna e sono qui per presentarvi la nuova serie di trasmissioni per Nettuno TV che prenderà il titolo Affari di famiglia. Saranno una serie di incontri con professionisti che a vario titolo conoscono e frequentano quotidianamente i problemi che riguardano l'istituzione della famiglia, sia per quanto riguarda la sua crisi, che oggi indubbiamente sta attraversando, sia per quello che riguarda le esigenze che tutti coloro che continuano a vivere l'avventura della famiglia incontrano quotidianamente. Quindi incontreremo specialisti del diritto, della psicologia, dell'economia, che potranno parlarci dello stato di salute che oggi vive l'istituzione familiare, ma anche darci buone indicazioni per come affrontare i problemi che indubbiamente ci sono in un'ottica futura e speriamo in un'ottica positiva e in un'ottica speranza. Siamo di nuovo qui a Bologna a parlare di affari di famiglia e quest'oggi ne parliamo con Silvia Pracucci, che è un avvocato rotale. Chiariamo bene cosa sia un avvocato rotale, perché tante volte la definizione non è chiara, non è semplicemente avvocato nei tribunali ecclesiastici e che patrocina soltanto nelle cause di annullamento matrimoniale, ma è anche ammessa a patrocinare davanti alla Rota Romana, che è la massima giurisdizione ecclesiastica su tutte le cause di diritto civile e penale che hanno a che fare con il diritto canonico. Tra l'altro sono molto pochi i canonisti nel mondo, quanti siete rotali? Ma allo stato iscritti almeno un paio d'anni fa 280 all'incirca, quindi iscritti regolarmente all'albo degli avvocati rotali. 280 in tutto il mondo? Sì, iscritti all'albo e abilitati all'esercizio della professione. Quante donne, te lo devo chiedere. Ah, questa è una domanda interessante, ne abbiamo parlato. In realtà sono state molto poche nel primo ventennio di apertura della scuola rotale che forma gli avvocati rotali. Poi ho verificato, c'è stato un incremento sensibile, adesso direi che si tratta di numeri equivalenti all'incirca. Quindi diciamo come sempre le donne ce ne saranno un 150 diciamo in tutto il mondo e tu sei una di queste. Sì, sì. Ecco, quindi poi l'esperienza, tra l'altro tu sei anche mediatrice familiare, se non sbaglio, di scuola sistemica, quindi senz'altro vedi molto da vicino nella tua attività professionale i problemi delle crisi familiari, anche certo. Se come canonista e rotale vedi gli annullamenti dei matrimoni prima che certo. Le separazioni e i divorzi. Ecco, visto che è un fenomeno in crescita, la prima cosa che ti vorrei chiedere è qual è la... non tanto la differenza tra un annullamento e un divorzio, cosa che comunque andrebbe spiegata perché le persone non la colgono, ma che cos'è anche che può portare una coppia a preferire l'annullamento piuttosto che la separazione, che invece è la via per la quale passano la stragrande maggioranza delle coppie in crisi che vogliono porre fine al loro legame. Esiste una dimensione della coniugalità che affonda le radici nel diritto naturale, che è connaturata all'uomo e alla donna. I credenti ce l'hanno profondamente chiaro questo principio, per cui per questo il matrimonio è il sacramento primordiale, no? Questo cosa vuol dire? Che quindi una coppia il cui matrimonio naufraghi, fallisca, che è una parola bruttissima, se crede che quello che li ha uniti fosse un sacramento, si pone la domanda della bastevolezza, non so se si può dire, però la diciamo lo stesso, di un pronunciamento del giudice civile sulla fine della loro unione. Quindi ha esigenza di approfondire attraverso un'indagine che il tribunale ecclesiastico svolge in maniera estremamente accurata, se esistono, se esistevano nel momento in cui hanno celebrato le nozze, quei presupposti di validità che sono necessari per edificare un'unione sacramentale degna di questo nome. Quindi la differenza è un po' questa. Ovviamente in questo non è contemplato alcun giudizio, perché ognuno ha il diritto di scegliere la strada che vuole. Il giudice della separazione è un giudice che si limita a formalizzare e ad autorizzare una separazione che non necessariamente è irreversibile, tanto è vero che si tratta di periodi considerati anche dal legislatore come necessari a una riflessione. Peraltro sappiamo che recentemente è intervenuto
una nuova normazione in materia di divorzio che accorcia questo periodo di riflessione, non ritenendolo più evidentemente così necessario. E poi interviene, se qualcuno lo richiede, il giudice del divorzio, che fa cessare gli effetti civili del matrimonio, scioglie il matrimonio quando la coppia decide civilisticamente di dividersi e quindi ciascuno dei coniugi percorrere strade diverse. Quindi sono tre piani che hanno tre presupposti e tre finalità completamente differenti, sicuramente. È vero, ecco, oggi noi, questo incontro che abbiamo, te ed io, è a margine di un corso per conciliatori familiari organizzato dall'Associazione per la Conciliazione Familiare, assieme in collaborazione con le ACLI provinciali di Bologna, e oggi parleremo del matrimonio come istituto di diritto naturale, come istituzione cioè che non nasce soltanto dalle leggi e dai contratti, ma come istituzione che risponde a delle esigenze connaturate all'essere umano come essere relazionale. Ecco, questo è qualcosa che noi come avvocati, dico noi perché poi tu sei anche avvocato del foro civile come lo sono io, certo, quindi non è che ti muovi soltanto nel campo del diritto canonico, troviamo che è sempre più difficile da far comprendere o comunque anche solo da suggerire alle coppie in crisi che vengono per chiedere la separazione o il divorzio, perché queste ormai hanno tutte quante una visione profondamente diversa del matrimonio e della loro unione. A tuo parere, cosa può fare un avvocato, ma anche un avvocato del foro civile, o comunque un professionista che comunque ha a che fare con le coppie che si trovano in questa situazione, per cercare di dare una chance, se così possiamo dire, a chi si trova in una situazione di crisi che comunque arreca molta sofferenza, ma non vede altre possibilità d'uscita che non quella di una separazione, un divorzio, le più efficienti possibili. Ma sai che cosa? Io ho notato, anche grazie per esempio agli studi fatti in materia di mediazione familiare, oltre che quelli fatti in materia di diritto civile e diritto canonico, che, e lo diremo anche oggi nel corso del convegno, c'è stata una approfondimento e anche un cambio di prospettiva nel tempo rispetto alla visione del matrimonio anche come istituto di diritto naturale. Nel tempo si è consolidata un'attenzione maggiore anche della Chiesa alla persona che sposa, all'individuo, quindi la visione un po' contrattualistica del matrimonio, che era anche proprio del codice di diritto canonico previgente a quello del 1983, è stata superata decisamente da una sensibilità esponenziale nei confronti della persona, della sua particolarità e della sua ricchezza, della sua complessità. Per rispondere alla domanda che cosa può fare un avvocato, beh, intanto si sono consolidate buone pratiche nel tempo. Una è quella, per esempio, dei mediatori familiari. Si tratta di figure che qualcuno non condivide perché ritiene siano un po' un'anticamera dell'automatismo della separazione. In realtà un mediatore familiare che svolga il suo mestiere come si deve, a mio parere, a mio modesto parere, è colui che scandaglia profondamente le ragioni, ma più che le ragioni, le particolarità della coppia che non riesce più a comunicare. Questo chiaramente in maniera funzionale all'educazione dei figli, e siamo d'accordo su questo, però il tratto distintivo rispetto al passato è che c'è un interesse per quella storia particolare, di quelle due persone in particolare. Quindi non è tanto decidere se ci sono o no i presupposti oggettivi perché loro possano e debbano dividere le loro strade, quanto piuttosto di verificare che cosa ciascun individuo porta con sé. Voi come conciliatori familiari vi proponete un obiettivo che è molto alto e decisamente nobile, che è quello di scardinare questo automatismo, che siccome si fa fatica, c'è fatica all'interno della coniugalità, la strada sia necessariamente quella della fine del matrimonio. Vi proponete di proporre delle alternative. Queste alternative passano però attraverso una conoscenza profonda delle persone, degli individui, della storia, dei percorsi, che è un po' la stessa attenzione che è un po' in controtendenza, devo dire, con l'attenzione del legislatore civile, ma il legislatore canonico invece si pone. Consideriamo anche il fatto che c'è in corso il sinodo delle famiglie,
che parla, che affronta questi temi e tanti altri, si pone, si porrà e siamo davvero curiosi di leggerne i risultati nell'ottica di affiancare la persona rispetto al matrimonio, per esempio, fin dagli albori della decisione, quindi un affiancamento ai fidanzati, un affiancamento alle coppie coniugate, grazie anche alla vicinanza della comunità, un affiancamento quando la fatica sembra insormontabile. Questa declinazione così particolareggiata di attenzioni non può che portare bene. Io credo che la strada, insomma, per rispondere alla fine alla domanda sia proprio questa, quella di garantire la cura dell'individuo, la cura della persona e quindi anche la cura della coppia. Quello che poi è sempre più difficile fare per chi è richiesto di intervenire nella veste di avvocato o comunque di operatore del diritto, perché tante volte ci si scontra contro un sistema che da un punto di vista giuridico è proprio sistematicamente contrario a questa esigenza, a questa possibilità di lasciare una chance a quelle coppie che insomma in qualche modo potrebbero anche trovare una via d'uscita diversa alla loro crisi. È difficile anche solo proporlo. Tu hai detto in maniera molto interessante che adesso è in corso il sinodo delle famiglie, perché questo poi non si è esaurito per tanti aspetti con l'assise romana che si è recentemente conclusa, ma cerca di continuare e di avere delle conseguenze anche nella vita della Chiesa, nella vita delle parrocchie, nella vita comune dei fedeli cattolici. Però insomma rimane sempre vero che il matrimonio è un problema per tutti, proprio perché è istituzione di diritto naturale. Recentemente il Papa ha modificato anche alcune norme del codice che riguardano i canonisti, riguardano i processi di nullità matrimoniale, ponendo delle condizioni per certi aspetti nuove che ad alcuni sono parse un po' inseguire la nuova concezione così contrattualistica del matrimonio. Non so fino a che punto sia vero e sono anche curioso della tua opinione. Soprattutto mi interessa molto questo aspetto per cui adesso anche il canonista deve intervenire, è richiesto di intervenire solo quando è stato accertato che il matrimonio sia irrimediabilmente fallito, un concetto che nel diritto canonico prima in qualche modo non aveva ingresso, perché quella a cui si pensava non era tanto la riuscita dell'unione, ma proprio era il vincolo, quindi un aspetto giuridico canonico da verificare nei suoi presupposti, ma non si aveva tanta attenzione proprio alla riuscita del matrimonio, quindi alla verifica del suo fallimento. Questo pensi che sarà un'opportunità in più per venire incontro alle esigenze di chi soffre per un matrimonio fallito, oppure potrebbe essere per certi aspetti un'arma a doppio taglio? Ma guarda, torniamo poi sempre un po' al nucleo che è quello che fonderà anche il nostro incontro di oggi. Il sacramento è un dono, no? È un dono e come dono è lo strumento per raggiungere quella che viene definita anche con il linguaggio canonistico la salus animarum, la salvezza delle anime. Cosa che però le persone oggi non comprendono più minimamente. Ovviamente può esserci una banalizzazione ma anche una non conoscenza. In realtà se crediamo che tutto questo sia dentro di noi, allora nella stessa maniera pensiamo che ciascuno di noi abbia il diritto di vivere appieno l'esperienza sacramentale. Se l'esperienza sacramentale del matrimonio è viziata per qualsiasi motivo, di quelli naturalmente codificati dal legislatore canonico, tale per cui questo strumento di grazia non può espandere i suoi effetti verso le persone, consentire loro di raggiungere quel bene, quella verità a cui sono naturalmente condotti, allora qui a maggior ragione è da come dire, rendere possibile, è necessario che sia reso possibile l'accesso agli strumenti per indagare questa verità. Il senso del motu proprio dell'8 settembre, che ha davvero rivoluzionato per certi aspetti, per altri no, il processo canonico di nullità matrimoniale è proprio questo, lo si legge anche nella introduzione, nelle premesse che Papa Francesco ha anteposto al testo stesso,
che riguardano la possibilità che ai fedeli sia dato di accostarsi con meno difficoltà alla giustizia della Chiesa. Ci sono anche strumenti che vogliono rendere più agile il processo, quindi l'abolizione della doppia sentenza conforme, quindi del giudizio, del secondo grado obbligatorio di giudizio. Non ci addentriamo ovviamente in particolari tecnici, perché oggi non è questo che quello di cui vogliamo parlare, però ecco, lo spirito fondante, io credo, mi permetto umilmente di dirlo, anche se ancora si legge poco dei nostri interpreti e giuristi e canonisti sul tema, però lo spirito è proprio quello di rendere ancora più agevole la ricerca di questa verità. Che questo possa trasformarsi in uno strumento di banalizzazione del processo canonico di nullità e quindi di moltiplicazione delle cause di nullità e conseguentemente della fine di quei relativi matrimoni, io non lo credo, nel senso che parto dal presupposto che l'indagine sia un'indagine ponderata come lo è stata fino adesso, quindi un'indagine competente e un'indagine che ha davanti agli occhi davvero il bene delle persone. Rimangono fermi proprio per i motivi che dicevamo prima, fondanti del sacramento matrimoniale, quelli che sono i presupposti del matrimonio sacramentale, quindi il principio della indissolubilità, della fedeltà, dell'apertura alla prole. Su questi francamente non si discute e non discute neanche in moto proprio, insomma. Sì, è vero. Beh, rimane sempre vero che in effetti oggigiorno la maggioranza delle persone che si trovano a vivere una crisi matrimoniale difficilmente riesce anche solo a comprendere i termini del discorso che stiamo facendo, quello della verità della loro unione, della presenza di un'idea di verità nel loro matrimonio, perché in effetti esiste ormai una concezione diversa del matrimonio stesso, e comunque si tratta di un'istituzione veramente in crisi. Basta pensare che in Italia non soltanto c'è un crollo verticale nel numero dei matrimoni che si celebrano ogni anno, ma c'è anche un crollo del numero dei matrimoni canonici, perché se solo 15 anni fa le statistiche ci dicono che il 20% al massimo dei matrimoni che si celebravano erano celebrati con rito civile, adesso pare che nel nostro paese ormai solo la metà dei matrimoni, addirittura anche meno della metà dei matrimoni in alcune regioni, sono celebrati col rito canonico. Quindi se le persone fuggono dal matrimonio, parimenti fuggono anche dal matrimonio canonico, quindi stiamo attraversando una crisi in cui è difficile anche solo poter affrontare il problema negli stessi termini con cui lo affronta chi è un canonista e chi lo deve vedere proprio dal punto di vista della verità dell'unione familiare. Però io credo che non bisogni disperare, perché in qualche modo c'è sempre una tensione verso l'unione, verso la vita di coppia, che non viene meno nelle persone, anche se le persone sono confuse e non riescono più a comprendere certi discorsi. Poi tutte le rilevazioni che si fanno ci dicono che comunque potendo scegliere le persone vedono sempre come ideale di vita quello della coppia tradizionale con dei figli. Se poi nella realtà non ci arrivano a formarla o le loro unioni naufragano, sempre perché ci sono dei fallimenti che poi in realtà le persone non avrebbero voluto. Quindi in questo senso penso che, insomma, il messaggio che può venire dal diritto canonico, dai procedimenti anche di nullità matrimoniale, per quanto possa sembrare strano, sia anche un messaggio di speranza, perché ci può certamente dire questo. C'è anche un altro aspetto che non va veramente sottovalutato, che è questo: rimane inalterato nella visione della Chiesa, nella visione del matrimonio in termini sacramentali, un aspetto pubblicistico che forse dal punto di vista civilistico ci stiamo un po' dimenticando, nel senso che la tendenza del legislatore civile è un po' quella di potenziare la dimensione privatistica. I coniugi possono decidere, è nel loro diritto decidere. La Chiesa rimane ancora molto agganciata alla dimensione pubblicistica del matrimonio, che non è solo un fatto privato delle persone che si sposano, ma è qualcosa che appartiene un po' a tutti e di cui tutti si fanno o si dovrebbero fare carico. E questo è un messaggio di speranza, quindi, che non riguarda soltanto la prognosi sulla felicità o il buon esito di un matrimonio, ma anche
sulla percezione che gli sposi non sono soli e non devono essere soli all'interno della comunità ecclesiale. Questo, tra l'altro, nella relazione sinodale dell'anno scorso, che poi credo che sia stata la base di partenza su cui hanno lavorato i padri del sinodo di quest'anno, è molto ben detto, è molto chiaramente detto. C'è un richiamo continuo all'accompagnamento, al non lasciare solo chi è felicemente coniugato, chi si avvicina al matrimonio o chi è in difficoltà. Questa è una prerogativa rara, perché ecco, l'esperienza di avvocato civilista a me dice, per esempio, che una delle accuse più gravi che i coniugi che escono da un'udienza presidenziale fanno all'udienza presidenziale è la superficialità. La superficialità intesa nel senso di un passaggio nel quale pare, sì, che a nessuno, esatto, importi di nessuno, no? Sì, esatto, e difatti quello che poi capita anche a me, che ho la stessa esperienza da avvocato civilista, che insomma ci fa capire che in effetti probabilmente il problema è questo: il matrimonio ha assunto una dimensione troppo privatistica. Se 50 anni fa dicevamo in questi nostri incontri presso le ACLI che era una isola la famiglia, che il diritto doveva solo lambire, come disse con un'espressione Iovene era il giurista che lo disse, adesso invece la famiglia è stata praticamente sommersa, ma è stata sommersa proprio perché ha prevalso questa concezione privatistica del matrimonio. Ma una concezione privatistica vuole anche dire rimanere soli, e proprio hai ragione tu, spesso gli sposi si sentono soli e vengono troppo spesso abbandonati. In fondo il messaggio che possiamo dare è questo. Va bene, io ringrazio Silvia Pracucci, avvocato Rotale, per averci concesso questa intervista proprio per i nostri affari di famiglia. Io sono Massimiliano Fiorin e vi do appuntamento a un'altra futura intervista. Grazie a tutti, grazie Silvia. Arrivederci. Claudio Risè, psicanalista e scrittore, già docente universitario, è uno degli studiosi che maggiormente in Italia negli ultimi anni hanno indagato le questioni che riguardano il maschile e il femminile, quindi il problema della differenza sessuale e del rapporto nella famiglia nei confronti dei figli. Uno dei suoi testi più noti in questo senso è Il mestiere di padre, edito già da qualche tempo dalle Edizioni Paoline, ed è un testo che cerca di analizzare, di riproporre in un'epoca spaventata, in un'epoca piena di grandi difficoltà per chi voglia ancora svolgere con coscienza appunto il mestiere di padre, la possibilità di crescere i propri figli nel contesto di un'educazione maschile, di un'educazione propriamente paterna, per poterli guidare fino alla vita adulta in modo responsabile, in modo affettivamente pieno e ricco. Claudio Risè affronta questo problema fuori dagli stereotipi, fuori dalle convenzioni ormai diffusissime su come dovrebbe essere in qualche modo l'educazione al maschile e al femminile, e in questo senso ha anche realizzato ultimamente opere differenti, partendo sempre dal tema del maschio selvatico. Di recente pubblicazione, sempre per le Paoline, è Il maschio selvatico 2, un testo che riguarda la forza vitale dell'istinto maschile, un testo che può apparire provocatorio ma che nasconde una grande profondità di concetti sull'essenza del maschile e sulle sue possibilità. Di recente la sua ultima opera letteraria riguarda il femminile, riguarda anche le donne selvatiche. Questo testo, scritto in comune con Moidi Paregger, sua moglie, affronta proprio il mistero del femminile, quindi cerca di ritrovare le radici profonde della femminilità, così come ha indagato per qualche tempo le radici profonde del maschile, perché solo ripartendo dalla conoscenza di queste radici, della diversità ma anche della complementarietà tra il maschile e il femminile, si può affrontare correttamente anche il problema della educazione dei figli e quindi dare una chance al futuro della famiglia. Thank you.